Buongiorno a tutti, oggi andiamo così a studiare un tema interessante che è l'erosione. Facciamo seguito alle lezioni precedenti per il biennio, che erano quelle sulla degradazione delle rocce. Abbiamo fatto anche il carsismo. Andiamo a considerare però l'erosione costiera, un tema molto specifico, che riguarda non soltanto gli abitanti che vivono in prossimità del mare, ma riguarda tutta la popolazione perché va a coinvolgere la salute dell'uomo, va a coinvolgere gli interessi turistici, va a coinvolgere la vita e anche il piacere della visita nei luoghi, cioè il piacere naturalistico, chiaramente. L'erosione considera appunto le coste, per questo andiamo a vedere quella proprio riferita alle coste italiane, le quali coste sono essenzialmente costituite da materiale roccioso per il 60% dei casi, soprattutto il sud Italia, ma anche alcune zone del nord. E poi le coste sabbiose sono distribuite per il 40%, essenzialmente l'Adriatico, Toscana, Lazio e Campania, ma soprattutto la parte adriatica. Consideriamo poi che l'erosione è un fenomeno importante, perché il fenomeno dell'erosione dipende anche da fattori naturali, cioè l'erosione è anche naturale, chiaramente, soltanto che l'erosione è agevolata, è messa in moto dall'azione del vento, dall'azione del mare, in questo caso, e da molte attività umane. Dobbiamo considerare che l'erosione è favorita dalle attività umane che vanno a influire sul territorio. L'erosione poi obbedisce anche ai grandi cambiamenti climatici. Perché? Perché l'erosione dipende dai cambiamenti delle temperature che sono avvenuti negli ultimi anni, che fanno alzare il livello del mare, e il livello del mare naturalmente influisce proprio sull'intensità dell'erosione stessa. Se consideriamo anche il cambiamento dei fenomeni atmosferici che sono diventati molto violenti, sì, lo sono anche stati prima, però adesso sono molto più frequenti. Le mareggiate, le tempeste sono adesso sono di rilevanza notevole e questo può accelerare l'erosione. Consideriamo l'erosione che cos'è? Innanzitutto è un'azione di sgretolamento, un'azione di abrasione, di grattamento dei materiali che vengono appunto interessati ad un'azione di attrito. Questo effetto poi può essere più o meno veloce, però ci sono anche processi molto lunghi, naturali, ma con le attività umane l'erosione è aumentata sicuramente. Andiamo a considerare una zona importante per quanto riguarda l'erosione, che è la linea di costa, la linea che divide appunto il livello delle maree dalla terraferma. E questa linea di costa può, se restasse in equilibrio, sarebbe anche bello perché il territorio resterebbe uguale. In realtà le spiagge cambiano perché la linea di costa può arretrare, e quando arretra significa che l'erosione è molto molto intensa. Invece, nei casi migliori, può avanzare, ci possono essere anche degli avanzamenti della linea di costa. Diciamo che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, c'è stata una tendenza purtroppo all'arretramento della linea di costa e quindi l'erosione si è fatta sentire in modo molto preoccupante. E sono stati spesi molti soldi e molti altri se ne dovrebbero spendere proprio per risolvere questo problema che riguarda non soltanto l'Italia, chiaramente, ma è un problema molto importante. E innanzitutto andiamo a considerare alcuni aspetti che vanno a influire sull'erosione. Il trasporto dei sedimenti. I sedimenti provengono, sono contenuti a livello marino, ma i sedimenti vengono anche azionati, vengono anche incrementati dal moto ondoso. Il moto ondoso è veramente importante per far questo, ma non dobbiamo trascurare il ruolo delle correnti. Le correnti possono avere, diciamo, variazioni stagionali, possono variare anche come intensità, dipendono da molti fattori. Però vanno a influire sulla formazione delle coste e sulla formazione delle spiagge. Quindi sicuramente noi dobbiamo pensare che una spiaggia è il risultato di un lungo processo di milioni di anni che proviene da una sedimentazione, da uno sgretolamento precedente e da un accumulo sedimentario di un materiale che, per quanto riguarda la sabbia, è l'arenaria. E anche noi andiamo a vedere la spiaggia sabbiosa, naturalmente, però dobbiamo anche considerare quei litorali appunto che sono invece rocciosi, dove i materiali sono anche diversi dall'arenaria. Una cosa è sicura, l'accumulo dei depositi che appunto avviene in mare, nel caso della spiaggia sabbiosa, può dare origine ad un cordone litoraneo sottomarino, e questo per l'azione contraria di onde che provengono dalla direzione del mare e che si scontrano con onde di risacca, cioè ritornano indietro dalla terraferma, onde di ritorno,
e quindi c'è un'azione contraria che però determina la formazione di alcuni cordoni, appunto sottomarini, che con l'emersione successiva vanno a originare i lidi. Gli stessi lidi poi sono soggetti a delle trasformazioni successive. Quindi qui vediamo una striscia di un'isola di terra, una striscia come per esempio il Lido di Venezia. Possiamo immaginare che i sedimenti hanno varie origini, dipende molto dalle rocce dalle quali provengono, dai processi chimico-fisici che li hanno interessati, dall'azione anche di altri agenti come il ghiaccio, il vento, ecco. Diciamo che la tendenza dei sedimenti è muoversi e vengono trasportati dai fiumi e il movimento può essere o in orizzontale con una specie di ruscellamento, di flusso, oppure con azioni di gravità, date dalla forza di gravità. I sedimenti in genere circolano, giungono al mare e vanno a, diciamo, ad influire sul fenomeno anche dell'erosione. Diciamo che i sedimenti sono, quando sono in grande quantità, assicurano un certo equilibrio, diciamo, un contrasto all'erosione stessa. Purtroppo, però, negli ultimi anni la distribuzione dei sedimenti, che poi è variabile a seconda dei materiali, a seconda delle provenienze, la distribuzione dei sedimenti è cambiata, è diminuita, diciamo che è cambiata la quantità di sedimenti che sono arrivati, che arrivano al mare ed è cambiata per molti motivi. Innanzitutto i sedimenti possono essere chimicamente differenti. Nel caso dell'Alto Adriatico i sedimenti sono essenzialmente di tipo calcareo, perché abbiamo le montagne che sono appunto dolomitiche, calcaree e quindi questo è il materiale predominante. Però i sedimenti perché sono diminuiti nel corso degli anni? Perché sono aumentate le attività industriali, sono aumentate anche tutte le attività che hanno interessato i fiumi stessi. È stata portata via la sabbia per motivi, anche la ghiaia per motivi di edilizia, sono state fatte molte costruzioni, sono stati trasformati i fiumi, diciamo, cambiati gli alvei dei fiumi e quindi molte opere che sono avvenute nel territorio hanno fatto diminuire il carico dei sedimenti che arrivano al mare. Questo discorso quindi è andato a modificare tutto l'equilibrio della natura. Questo equilibrio è molto suggestivo quando si considera l'erosione a livello delle nostre coste, con le famose falesie, che sono delle coste alte, rocciose, molto belle, possono contenere anche a volte delle grotte, però le falesie sono dei promontori molto affascinanti, sono stati prodotti grazie all'azione naturale dell'erosione, che ha appunto grattato, ha sgretolato un promontorio precedente e ha modificato la forma di questo promontorio. Però dobbiamo considerare che le falesie stesse sono soggette a una continua erosione, possono anche sgretolarsi nella loro parte basale, si formano dei solchi nella zona bassa delle falesie, questi solchi possono assottigliarsi, sgretolarsi e la falesia può anche sgretolarsi e crollare, questo può dare anche delle franosità. Certe falesie, per esempio della Liguria, hanno dato questo tipo di situazione. Quindi formazioni interessanti, formazioni rocciose, belle dal punto di vista turistico, molto interessanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Dicevo che i fiumi trasportano questi sedimenti, portano soprattutto sabbia e questa quantità, dicevo, è proprio diminuita per i motivi che abbiamo visto prima. Dobbiamo considerare anche le modifiche che la costa ha subito, a questo sia a livello di foce, ma anche a livello di porti, di costruzioni che ci sono state e tutte le modifiche legate anche diciamo, alle motivazioni turistiche. E un altro fattore che è andato purtroppo a favorire l'erosione è stata la eliminazione di molte piante. L'importanza delle piante è decisiva per l'erosione, in qualsiasi territorio siano, perché le radici delle piante con la crescita bloccano i materiali sabbiosi che sono incoerenti. E quindi c'è un legame con le radici che fa in modo che il territorio sia più stabile, quindi tutto il terreno sia più stabile. Quindi se noi consideriamo le piante che vediamo in questa immagine, non dobbiamo vederle come erbacce, come attività, come erbe cattive, inutili, ma proprio invece nella loro funzione antierosiva. Una pianta famosa che blocca l'erosione è la posidonia. Questa pianta marina vive appunto nei fondali marini. E poi quando arriva appunto spiaggiata, arriva nel nostro litorale, cosa succede? Forma dei cuscini, fuori cuscini, ma questi cuscini sono un legame con la sabbia stessa, un legame molto forte, che è una specie di argine quindi all'erosione.
Quindi anche questo è un fattore di cui dobbiamo tenere conto. Un altro elemento che aiuta contro l'erosione è la duna. Molte spiagge avevano grandi distese di dune, adesso queste dune si sono assottigliate, si sono sparite in molti casi. Qui si vede nell'immagine una duna che è stata costruita ad hoc proprio per controllare l'erosione, e siamo a Jesolo. La protezione della duna è contro l'erosione perché, anche perché, si oppone all'azione di un vento famoso perché è un vento che accelera l'erosione, cioè lo scirocco. Se consideriamo anche il moto delle correnti, questo è decisivo perché le correnti, che hanno variazioni che dipendono da molti fattori, trasportano migliaia di metri cubi di sedimenti al giorno. Queste variazioni sono importanti nel considerare gli effetti erosivi della nostra zona. Quindi, se andiamo a considerare le situazioni che presuppongono il controllo dell'erosione, sono sicuramente alcune ragioni naturali, come le biodiversità, la presenza delle piante, la presenza delle dune mobili e la presenza di un ambiente ricco di vita. Questo purtroppo in molte spiagge è stato annullato oppure limitato dalla grande urbanizzazione che c'è stata. L'erosione costiera a volte, diciamo, è stata negativa anche quando sono state costruite delle barriere. Alcune barriere hanno dimostrato di essere negative. Cosa sono le barriere? Sono delle strutture che possono in effetti aiutare nel controllare l'intensità delle onde, quindi proteggere il territorio, però a volte influenzano negativamente il trasporto dei sedimenti, provocando degli squilibri con zone con più sedimenti e zone con meno sedimenti soggette molto di più all'erosione. In alcune zone si sono costruite proprio delle trappole sedimentarie che proprio intercettano il blocco e bloccano i sedimenti stessi. Quindi assistiamo al fatto che un terzo delle nostre coste è proprio sottoposto all'erosione, e in certi casi l'erosione è anche molto veloce e ha comportato la sparizione di strisce intere di terra. Vediamo una forte erosione sulle coste italiane in questa immagine. Vediamo un'altra situazione dove le cause di erosione, al quali un po' ho accennato prima, vengono elencate, anche il disboscamento costiero e i moli e le banchine che sono stati costruiti, sono stati a volte fattori negativi. Il fatto della subsidenza, questo crollo che può andare a interessare i territori. In molte zone, troppe costruzioni vicino al mare hanno accelerato questa situazione di erosione, la cementificazione delle nostre spiagge. E le scogliere, frangiflutto, i pennelli, che sono queste strutture perpendicolari alla costa che noi siamo abituati a vedere, spesso hanno bloccato l'arresto della deposizione dei sedimenti e hanno invece favorito le azioni erosive. La costa è stata in molti casi urbanizzata, è stata degradata, si è costruito troppo e questo insomma, è stato uno svantaggio sia di tipo così, ambientale per quanto riguarda la vegetazione e anche l'equilibrio naturale, ma è stato anche un problema grosso per quanto riguarda diciamo, la stabilità del territorio stesso. Le condizioni per l'erosione e il degrado sono tante, soprattutto quando la costa è antropizzata e quando scompare la vita e quando l'ambiente appunto diventa instabile proprio per queste alterazioni. I pericoli possono anche riguardare le costruzioni vicino alla costa. Se pensiamo che qui, in questa situazione che vedete, il mare erode 2 metri all'anno la roccia e quindi siamo anche con una grossa strada importante e proprio prospiciente alla costa stessa. Vedete che questo è anche un problema che pone insomma anche dei pericoli per la vita umana. Non pensiamo soltanto che ci siano motivi naturali, ma ci sono anche motivi di costruzioni abusive. E qui si apre un capitolo importantissimo perché qui ci sono forti interessi economici e un discorso molto molto grave. Ma lasciamolo perdere. Consideriamo anche gli effetti dell'erosione che vediamo nelle spiagge alle quali siamo abituati insomma, ad andare dove andiamo spesso. Le file di ombrelloni diminuiscono a disposizione dei turisti, questo è uno svantaggio, una perdita di possibilità. Se consideriamo anche l'avanzamento del mare che fa arretrare le linee costiere, e qui può anche essere pericoloso se si vede, no? Qui è velocissima l'erosione, addirittura vedete che questo ristorante che prima era in una zona sabbiosa, adesso praticamente sta sparendo perché viene completamente sommerso dall'acqua. Bene, ora il tempo a disposizione è troppo terminato.
saluto e vi ringrazio per l'attenzione.